Fa freddo a Madrid e questa sera ci saranno 2 gradi. Speriamo che i ragazzi ci scaldino con una grande prestazione. Alle mie spalle l'albergo che ospita il Milan. Qualche minuto fa è uscito per una passeggiatina con gli amici, ma proprio una cosa rapidissima, Stefano Pioli. I giocatori sono nelle loro camere a riposare come tradizione dopo il pasto servito come sempre da Michele Persichini, il cuoco che ormai segue il Milan da ormai 30-35 anni. Milan dunque, vi avevo già anticipato il dubbio Leao, adesso ve lo confermo. Dovrebbe proprio giocare Krunic con Diaz, Selemaker e Giroud davanti. Se Krunic giocherà a sinistra o centrale dietro la punta con Diaz a sinistra, tutto da vedere. Uno schieramento, ripeto, che ebbe successo non dando punti di riferimento nella scorsa stagione nel match vinto a Torino contro la Juventus. Non è stata una scelta voluta da Stefano Pioli, hanno valutato le condizioni, voluta a livello prioristico, hanno valutato le condizioni di Leao. Leao non garantiva una grandissima condizione mettendolo dal primo minuto, allora hanno deciso così. La forza di Krunic, l'imprevedibilità di Diaz su tutto il fronte dell'attacco. Per quello che riguarda Kessié e Tonali, sono loro a giocare da frangiflutti e da propositori là davanti, mentre c'era il dubbio Florenzi-Kalulu. Sarà Kalulu, che sta molto bene a giocare sulla destra, con Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez. In porta Tatarusano. Questa è la formazione dunque che affronterà l'Atletico Madrid. Siamo a poche ore dal match, c'è, come dicevo, aria molto fredda, aria di neve qui a Madrid, però non ci sono nuvole che fanno presagire cambiamenti climatici clamorosi. Il Milan non ha ovviamente grandi chance in questo momento in classifica per poter essere sicuro di passare di qualificarsi e di passare questo girone, ma è un Milan che vuole dare tutto, le chance poche le vuole trasformare in chance importanti intanto per poter agganciare il trenino là davanti in attesa del match tra il Liverpool e il Porto. Indubbiamente favoritissimo il Liverpool, che sta benissimo. Abbiamo visto in questo momento la differenza che c'è tra le squadre inglesi e tante squadre europee, diciamo del continente. Quindi vuole incominciare a portare a casa i tre punti per giocarsi le sue chance in una partita leggendaria. È la prima volta che il Liverpool verrà a San Siro per giocare una partita di Coppa. E il Milan vuole dare senso a questa partita. Oggi ci sarà la partenza, come sempre alle ore 17, di tutto il gruppo della Curva Sud. Sono arrivati in tanti a Madrid. Partiranno da una piazza a 1,5 km dal Wanda Metropolitano e, come sempre, andranno a muovere e incominciare a muovere l'atmosfera perché anche Madrid capisca che sia arrivato il Milan e i suoi tifosi. Oggi pomeriggio, non lontano da Plaza Major, c'è la festa del Milan Club Madrid. Fra poco anch'io andrò, dopo aver finito la colazione qua, ospite del Milan, che adesso come tradizione ospita i giornalisti presenti a Madrid. Eravamo presenti a Porto per così un incontro e poi ovviamente tutti nelle camere a riposare qualche minuto e poi concentrazione massima per il match di Champions League. Signori, è chiaro, io voglio che il Milan rimanga in Europa.
Io voglio che il Milan rimanga nell'Europa che conta, nel salotto buono dell'Europa. Non dovesse andar bene, voglio il Milan che si giochi le sue chance, perché il Milan debba rimanere sempre un marchio importante in Europa, anche a febbraio, marzo, aprile, e speriamo che il Milan possa andare avanti. L'augurio è uno solo, che possa recuperare tutti i suoi giocatori, perché anche oggi, in una partita importante, fondamentale, sempre Pioli deve andare a trovare soluzioni con giocatori non pronti. È un po', diciamo, una cosa che accomuna tante squadre, ovviamente. Ieri, per esempio, il Chelsea è andata bene battendo 4-0 alla Juve, battendo 4-0 la Juventus al Chelsea, ma doveva fare a meno, per esempio, di Lukaku. Quindi è una situazione comune, però che capiti l'anno scorso con il Manchester United, mettendo il povero Castiglieco, che non ha quel ruolo, centravanti, e adesso non poter contare né su Rebic né su Leao nelle migliori condizioni, è indubbiamente, in partite già difficili, una situazione ancora più complicata. Mi auguro che il Milan questa sera compi l'impresa epica, magari un bel 1-0, magari, io ve l'ho già detto, voglio fortemente pensare a un gol di Selemaker. Voglio fortemente pensare a un gol di Selemaker. Dopo aver visto il Prado e il quadro dei fiamminghi, voglio pensare così. Non mi costa nulla, non ci costa nulla. E Selemaker era stato importante anche nella partita, ricordate, contro il Rio Ave. Mi auguro proprio che possa ripetersi questa sera. Se poi sbaglierò il nome del giocatore e segnerà Teo Hernandez invece che Tonali, invece che Kessi, invece di Diaz, signori, vi assicuro, va bene lo stesso. L'importante è che il Milan ci regali un bel 1-0, poi una bella difesa strenua e poi per delle ripartenze abili con Teo Hernandez, con Giroud. Potrebbe essere la partita anche di Oliviero lo Sparviero, che potrebbe calare sul Wanda metropolitano. Non importa chi segnerà, io tifo per il gol di Selemaker, perché l'ho detto, perché siamo qui al Prado, non è lontano, e siamo qui a parlare di pittori fiamminghi. Che dipinga Selemaker una grande partita. I tifosi sono arrivati non con le sciarpe bianche e rosse perché vogliono uscire e pensare solo al campionato, no, perché vogliono che il Milan ci regali un'altra grande emozione da Milan. Non sarà facile, sarà complicato, ma abbiamo Romagnoli, Kjaer, abbiamo Teo Hernandez, abbiamo Kalulu, abbiamo Tatarusanu, che già ha salvato il Milan dall'eliminazione, in pratica dal girone, con quella grande parata su Gruic, come ricordavo ieri. Tutto è pronto, i ragazzi dietro le mie spalle stanno riposando e ci auguriamo proprio di assistere a una grande partita da Milan. Siamo venuti qua apposta. Noi in Europa ci vogliamo stare, perché poi, chiaro, ci sarà anche da lottare per lo scudetto. Incominciamo ad avere tutti i giocatori a disposizione, poi ci possiamo divertire. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.